Terza sconfitta consecutiva per le ragazze della Polisportiva Nicosia nella seconda giornata del girone di ritorno. Le biancorosse, guidate da Mister Pentecoste, sono state sconfitte in casa dalle Leonesse White per 2-3. Poco prima dell'inizio del match, la squadra biancorossa è stata premiata come migliore formazione nicosiana del 2019. La targa è stata consegnata dal direttore di Telenicosia Maria Teresa Lavia alla capitana Sonia Raspanti. Nella prima azione d'attacco il Nicosia passa in vantaggio con la bomber nantista. Passano appena 4 minuti e le Leonesse White pareggiano con la fantasista Parlascino. Al 22esimo sempre la Parlascino porta in vantaggio le ospiti. Il primo tempo si chiude sull'1-2 in favore delle Leonesse White. E nel secondo tempo il Nicosia tenta di pareggiare, ma diverse volte rischia anche di soccombere, cosa che accade al 21esimo quando la Parlascino per le ospiti riesce a segnare sigillando la tripletta personale. Al 27esimo Nicosia accorcia le distanze con la nantista. Brutta partita della Polisportiva Nicosia, le biancorosse sono la brutta copia di quelle ammirate nel girone d'andata. Le Leonesse White invece viaggiano a pieno ritmo, con questa vittoria salgono a 21 punti e sono attualmente seconde. Nel prossimo turno contro l'Ennese potrebbero ulteriormente incrementare il punteggio e confermare la posizione in classifica. Per la Polisportiva Nicosia occorre ritrovare la serenità. La squadra ora è quarta con 15 punti e nel prossimo match affronterà la Sommatinese, che all'andata fu travolta dalle nicosiane con il punteggio di 13-0.